parola al consigliere Nogara. Merci Presidente. Dopo aver ascoltato e letto attentamente il programma di governo per la XIV legislatura, vorrei fare alcune considerazioni. Nel momento di crisi economica così importante che stiamo attraversando, è fondamentale affrontare il tema del lavoro, soprattutto per quanto riguarda la disoccupazione. Questo preoccupante fenomeno è stato in parte peggiorato da questa amministrazione regionale. Mi riferisco ovviamente al caso dei cantieri forestali. Poco più di 2 anni fa circa, 650 operai forestali, tutti precedentemente assunti con contratto di diritto privato, sono stati lasciati a casa, con motivazioni mai definite. Da quel momento abbiamo assistito a tentativi confusionari e soprattutto privi di programmazione lavorativa per queste persone. Il primo tentativo, rivelatosi poi fallimentare, ha visto l'inserimento di tutti gli operai forestali nella salva precari, evidenziando un'assoluta incapacità di gestione e di organizzazione negli ipotetici lavori che sarebbero stati gestiti e terminati da questa società. Secondo tentativo è stato appaltare a ditte private i lavori abitualmente svolti dai cantieri forestali, con l'obbligo da parte delle ditte appaltatrici di assumere un congruo numero di quegli operai rimasti senza lavoro. Più avanti mi soffermerò sui risultati di tale scelta. Terzo e finora ultimo tentativo, assumere come amministrazione regionale, questo è avvenuto in periodo preelettorale, gli operai uomini over 55 e donne over 45. Ci si chiede a questo punto quali siano le motivazioni per le quali non siano proseguite tali assunzioni dirette da parte dell'amministrazione per tutti gli operai forestali, visto che sembrava impossibile poter assumere queste maestranze in questo modo. Valutando poi l'aspetto economico, si evidenzia il mancato risparmio di denaro pubblico, la stessa cifra viene comunque distribuita alle ditte private, queste anche provenienti da fuorivalle, che si aggiudicano gli appalti. Dato che il lavoro che ho svolto finora, sono un ispettore del Corpo Forestale Valdostano, mi sono recato in diverse zone della valle, per toccare di persona, per vedere, per capire, di valutare il lavoro. Sino a 2 anni fa questo lavoro appunto veniva svolto dai cantieri forestali. Adesso, fatto da queste ditte, non posso dare giudizi positivi. Io ho trovato diversi lavori fatti veramente in modo pessimo, se non per pochi interventi. E questi pochi interventi, devo dire, che sono stati fatti da ditte formate da ex operai forestali. Non va inoltre dimenticato che gli operai forestali assunti da queste ditte non hanno superato le 250 unità e che comunque hanno lavorato per 2 mesi e mezzo per ogni anno. Inoltre, i danni creati all'ambiente con i lavori mal svolti non sono risolvibili a breve termine, ma necessitano di tempi lunghi e di cure culturali continue. Del resto, ditte che hanno sempre lavorato in altri settori e ambienti non possono essere specializzate in lavori di selvicolturali. Forse nessuno ricorda che fino a non molti anni fa, per effettuare questi lavori era necessario presentare da parte delle ditte appaltatrici un certificato di idoneità forestale, che veniva lasciato dall'amministrazione. Ho letto sul programma di governo che si vuole promuovere, leggo testualmente, promuovere la gestione e la messa a frutto delle risorse boschive attraverso iniziative mirate di rivalutazione di questo settore. Ecco, io vorrei capire come si fanno a migliorare questa ricchezza che abbiamo noi qui in Valle d'Aosta con delle ditte che si chiamano calcestruzzi, pinco pallo o nome del genere, che entrano nelle nostre foreste. E io mi rendo disponibile, se qualcuno di voi è curioso, vi porto su certi cantieri per vedere quali sono stati i risultati di certi lavori. Altro aspetto molto importante è la perdita di una professionalità. Noi qui in Valle d'Aosta abbiamo perso una grossissima professionalità, che è quella dei biceron. I biceron valdostani venivano formati e qualificati, andando soprattutto in Svizzera, raggiungendo una professionalità che verso la fine degli anni 90 veniva invidiata da tutte le regioni di montagna, italiane e non. Vi ricordo che
In diversi casi c'era stato richiesto proprio dagli svizzeri che avevano formato i nostri bûcheron se potevamo organizzare delle squadre per poterle mandare d'inverno a fare i lavori di là nei loro cantieri, per l'alta professionalità che avevano raggiunto. Restando nell'ambito della professionalità, ma con riferimento al Corpo Forestale Valdostano, e anche qui mi collego a quanto scritto sul programma di governo, valorizzare il ruolo, l'attività e la situazione ordinamentale del Corpo Forestale Valdostano, vorrei sottolineare i problemi che si sono aggiunti all'aspetto burocratico anche. E anche questo è un punto che, d'accordo, questo punto qua della burocrazia che bisogna sburocratizzare, ormai sono decenni che lo sentiamo dire in tutti i programmi di governo, ma la burocrazia aumenta sempre. E alla poca attenzione dell'ambiente naturale. E vi voglio fare un esempio. La legge regionale 17/2012, perciò una legge di giugno dell'anno scorso, prevede che l'autorizzazione ai sensi del Regio Decreto 3267/1923 e la legge sul vincolo idrogeologico, chiamata anche legge forestale, allora per questa autorizzazione, su terreni vincolati con vegetazione arborea, spetta la struttura forestazione e sentieristica rilasciare l'autorizzazione. Se i terreni vincolati sono privi di vegetazione arborea, l'autorizzazione spetta alla struttura competente in materia di difesa del suolo. A questo punto ipotizziamo che un privato decida di costruire 300 metri di pista su terreno vincolato, in parte boscato, si trova nella situazione in cui si deve presentare due domande adeguatamente bollate da presentare ad entrambe le strutture e gli vengono rilasciate due autorizzazioni dalla stessa amministrazione ma da due servizi diversi. Ciò evidenzia un eccesso di burocrazia e non meno importante una perdita di professionalità. Perché dico questo? Dovuto al fatto che il forestale, da quando c'è questa legge forestale, effettua solo per una parte dell'opera, in questo caso tralasciando quella di competenza del servizio di difesa del suolo, che spesso a causa delle innumerevoli pratiche da evadere, dà un parere senza effettuare alcun sopralluogo, rischiando di non rilevare eventuali danni di natura idrogeologica a causa di situazioni particolari del territorio. E questo accade spesso ultimamente, perché una volta il forestale faceva il sopralluogo su tutti i terreni vincolati. Adesso è limitato solo per la sua professionalità. Io ho assistito in questi anni tante volte alla festa del Corpo Forestale Valdostano a un sacco di elogi per la professionalità dei forestali e tutto, e poi ci si trova con leggi che tolgono una parte di professionalità a questi operatori. Altro capitolo imbarazzante riguarda tutto il materiale dei cantieri forestali, materiale meccanico del valore di svariati milioni di euro, che è fermo da 2 anni nei magazzini della Regione e per il quale ci si chiede cosa si intende fare. Si trovano stipati nei magazzini motoseghe, trattori per l'esbosco, del legname. Vi ricordo che i trattori per l'esbosco del legname sono trattori che sono stati fatti appositamente per i cantieri forestali. Non sono sul mercato, sono trattori che all'epoca costavano ed erano trattori che avevano un'alta tecnologia. Gru a cavo, teleferiche, senza contare le asce e falcetti. E poi c'è anche una cosa particolare. Abbiamo diversi camion fermi nei nostri cantieri a Farrugino e dei camion anche immatricolati nel 2010. Evidentemente con una programmazione lungimirante, visto che l'anno dopo sono stati chiusi i cantieri. Vorrei fare ancora un accenno, secondo me molto importante, alle fonti energetiche rinnovabili. La nostra valle è molto ricca di sole, acqua, vento, però volevo fare un appunto soprattutto sulle centraline idroelettriche. E anche qui guardo quello che è il programma di governo. Allora, prestare la massima attenzione all'utilizzo delle risorse idriche a fini ambientali e energetici, consapevolezza dell'importanza dell'ambiente, delle risorse idriche e del delicato equilibrio naturale della montagna. È tutto vero questo. Una cosa però molto importante è questa. Io direi che l'amministrazione regionale in primis dovrebbe avere un occhio di riguardo per quello che è il bene della Valle d'Aosta e dei Valdostani, per lo sfruttamento di queste risorse. Qui invece sembra che queste risorse, soprattutto idriche o centraline, vengono sfruttate da pochi intimi,
da 4, 5 persone che si occupano di queste cose. E ci ritroviamo con comuni, con privati, vi faccio solo l'esempio della Val Grisanche adesso, totalmente contrari a quello che sta succedendo per le centraline idroelettriche. Eppure un'amministrazione regionale in tutta fretta, in periodo preelettorale, ha votato la subconcessione delle acque della Val Grisanche, nonostante che la popolazione e l'amministrazione comunale non siano d'accordo per questo. Io dico, questo è un bene, è una ricchezza dei valdostani e di tutta la Valle d'Aosta, e non deve essere una ricchezza per pochi. Je vais terminer mon intervention avec le souhait que ce gouvernement puisse avoir appris d'après mes mots qu'il y a la possibilité d'améliorer les désagréables situations que j'ai expliquées. Nous sommes réunis afin de bien travailler pour notre Valle d'Aoste. S'occuper davantage de ces problèmes signifie redonner des espérances aux Valdotins qui vont reprendre leur propre travail et au milieu naturel qui vient sauvegarder avec plus de sensibilité. Merci.